E bello a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mister Bistecca ed oggi sono i miei, ci troviamo qua nuovamente su Ultimate Team, raga, per un altro video molto veloce sulle squad builder, building challenges, come cacchio si chiamano. Raga, siamo qua oggi per una sfida molto semplice ma abbastanza redditizia, ovvero il Basi Campionato Nazionale, raga. È una sfida veramente stupidissima, ma veramente, raga, proprio semplice, 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 che comunque rende anche abbastanza. Perché, allora, partiamo da attacco di un campionato, raga, realizzato con giocatori sparsi in qua e in là per la Serie B, dato che due li avevo già, ragazzi. Avevo Mota, Diawolo ho comprato, Frick ce l'avevo, Laribi l'abbiamo acquistato per 200 e gli Eleni ce l'aveva per 400, perché non se le trovavano. Però essenzialmente, raga, poi si trova tranquillamente anche a 200, non è quello il problema, basta stare lì un attimo a cercare. Spesa bassissima, pacchetto, sì, argento premium, ma raga, è l'unico pacchetto un po' più deludente, gli altri sono tutti molto meglio. Poi, centrocampo di una nazionale, raga, anche questa è molto facile come sfida. Giocatori sparsi in qua e là, provenienti dall'Inghilterra. Prima era tutti di un campionato, adesso tutti di una nazione. E questi sono qua i giocatori. Due erano primo proprietario, ovvero Woods. Cork invece l'abbiamo acquistato a 400. Anche Mount a 400. Col questo raga ho sbagliato, non lo volevo comprare a 800, c'era a 200, compravo quello accanto. Vabbè, lasciate stare. E Mingo era primo proprietario, quindi a questa ragazza sfida molto poco costosa, con 1000-1100 si fa tutto. E il pacchetto è oro premium, quindi quello da 7500, non male affatto. E infine, multicampionato nazionale, altra sfida molto semplice. Qua, raga, è veramente veloce, basta mettere due giocatori dello stesso campionato, di squadre differenti, e per 3 volte bisogna fare sta cosa. La cosa, ragazzi, che vi consiglio è di avere un giocatore oro e il resto argento. Toni, sì, sul 68-69, così da evitare di abbassare troppo la valutazione della squadra, se no vi tocca dopo andare ad acquistare altri giocatori, come è capitato a me, che lì per lì non avevo visto valutazione squadra complessiva minimo 55. E anche qua, ragazzi, giocatori pagati poco, 450, 200, 200. Vabbè, lui primo proprietario, 250 e 250, quindi appunto prezzi anche qua molto bassi. E un altro pacchetto oro premium. In più, come premio finale, c'è un pacchetto con solo giocatori, ragazzi. Quindi altri pacchetti, un altro pacchetto abbastanza buono. E qua, raga, abbiamo sempre anche gli altri pacchetti. Tra parentesi, sto registrando tutto nello stesso giorno, raga. Almeno ci provo, così poi da fare uno spacchettamento un pochino più grande insieme. E anche questo video, ragazzi, quindi è finito. Spero vi sia piaciuto, spero di essere riuscito ad aiutarvi con quest'altra squad build, con questa sfida a creazione rosa, che sarebbe squad building challenge. Eh sì, raga, sì, bella. E avere problemi con l'inglese? Fatto. E ragazzi, appunto, spero il video vi sia piaciuto, ci vediamo in su, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti i commenti e che ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Bye!